Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Gianni Brunacci, ovviamente anche con te il tono è confidenziale, perché comunque è un taglio che abbiamo, al di là del fatto che ci si conosce da una vita, ma il taglio è volutamente real time, è molto informale, quindi dove c'è, evitiamo, come si chiama, le salame lecchi, come si chiama? Salame lecchi. Insomma, Gianni Brunacci, come ti classifico? Allora, nell'ordine, fotografo, giornalista, scrittore, basta, fine. Direi tutte e tre le cose, può bastare, tutte e tre le cose, ma sono tre aspetti poi che un po' della stessa cosa. Mi piace raccontare in tanti modi, e questi sono i modi che mi riescono meglio. E il modo più affascinante di raccontare qual è? Ma forse quello di scrivere un romanzo. Io ne ho scritti tre, è la cosa che mi affascina di più, però non è così facile, insomma, scrivere un romanzo di un livello che io reputi, diciamo, più che sufficiente, non è così facile, bisogna lavorarci, e quindi non è che succede spesso, mentre per me è più facile, diciamo, scrivere tutti i giorni due o tre articoli, qualche volta quattro, per riviste varie o insomma media vari, o fotografare anche lì raccontando. A me piace fotografare il territorio, fotografare le persone, quindi il paesaggio umano e anche il paesaggio fisico, naturale, intendiamoci. Devo dire che sei bravo in tutte e tre queste situazioni. Ma, insomma, ora non sto qui a fare una classifica, sono cose diverse nello stesso ambito. Nel corso degli anni, diciamo che le ho perfezionate. Ma sai, dal punto di vista giornalistico io non faccio veramente il giornalismo classico, ma faccio ormai l'opinionista dal 2006, poi scrivo su Top Life Magazine articoli e fotografie, faccio anche foto per una rivista, diciamo, patinata, che si occupa di Toscana e si rivolge principalmente ai turisti di ritorno, perché poi fa scoprire luoghi magari non primari, non tanto la Torre di Pisa, voglio dire, quanto Sorano e Sovana, ecco. Percorsi alternativi ai giri classici. Far vedere che la Toscana è bella ovunque, e più che bella è anche interessante. Non c'è solo il bello in senso estetico, c'è anche un bello dato dall'interesse per la storia, anche per l'attualità, per il paesaggio che in Toscana non è più naturale, perché l'uomo ha inciso molto sul suo aspetto. Pensa alla... però insomma ha inciso bene, perché se pensi, che ne so, alla Val d'Orcia, la Val d'Orcia è un paesaggio talmente artificiale, dove i boschi sono scomparsi, dove sono quasi scomparsi, dove l'uomo ha costruito i suoi muretti, i suoi paesetti in cima alle colline. È un luogo tra i più conosciuti al mondo, almeno fotograficamente, è un posto bellissimo, eppure è frutto della natura, ma anche del lavoro dell'uomo, naturalmente.
tutta la Toscana è così, non c'è più un luogo toscano, diciamo, veramente naturale, ecco, neanche nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Visto che siamo aretini DOC, vogliamo bene, anzi amiamo questa città, perché non si fa abbastanza per valorizzare questi tesori che ci ritroviamo, dei quali poi una gran parte, secondo me, di aretini poi non si rende neanche conto di avere? Sì, non abbiamo mai avuto interesse a, diciamo, la moda del turismo così come la intendiamo oggi, come lo intendiamo oggi, è una cosa che nasce negli anni 60, quando c'è stato il boom economico, ha cominciato la gente a girare con le auto e a fare il turismo così come lo pensiamo oggi. Arezzo in quel momento aveva un altro tipo di boom, l'ha avuto fino agli anni 90, che riguardava, diciamo, produzioni industriali importanti, il distretto orafo su tutti, ma anche abbigliamento, insomma, aveva delle, riusciva a dare lavoro a tutti gli aretini senza ricorrere al turismo, mentre sul turismo, diciamo, si sono buttati di più in altre città toscane, per esempio posso citare Siena, Lucca, cioè luoghi che da tempo ormai coltivano il turismo come risorsa. Arezzo questo non l'ha fatto fino agli anni 90, ha cominciato negli anni 2000 a porsi il problema perché la crisi del settore orafo e dell'abbigliamento ha fatto sì che gli aretini cominciassero a considerare questo aspetto, diciamo molto tardi rispetto agli altri, quindi con dei deficit che prima di tutto, più che organizzativi, che pure ci sono, prima di tutto sono stati proprio di cultura. Diciamo che c'è un problema culturale prima che di organizzazione, di strutture, che pure insomma c'è anche quello, ma dal punto di vista culturale gli aretini non sono esattamente il massimo per quanto riguarda l'accoglienza turistica. Non lo sono perché non parlano le lingue, non lo sono perché le attività che si riferiscono al turismo sono cominciate recentemente. Però poi siamo un po' moto di ringhiosi, questo sì, è ecco, vero. Appunto, stavo per dirtelo, cioè non ce l'abbiamo, sì, proprio nel DNA. Sì, ma insomma tutto si fa col tempo, ci vuole tempo. In questo momento ancora assistiamo a scene in cui, che ne so, un barista del centro storico si lamenta dei francesi perché non sono abbastanza gentili. E dice, ma che cavolo vogliono che vengano a cercare? Allora, questa è cultura che deve crescere, insomma, sono le generazioni che poi la fanno. E su questo c'è poco da fare, c'è molto da fare sulle strutture. E Arezzo ha tutto per poter emergere dal punto di vista turistico, ma la cosa principale che ha, perché è vero che ha tutto, ma è anche vero che non è che ha cose di eccellenza così alta rispetto a chi ha intorno, perché naturalmente noi abbiamo intorno Siena, abbiamo intorno Firenze, abbiamo intorno Perugia, che sono città che hanno delle eccellenze importanti. Quindi non, secondo me Arezzo non dovrebbe basarsi tanto sulla singola opera d'arte o sul singolo personaggio, che pure insomma ci sono ad Arezzo sui quali lavorare, come Guido Monaco, Giorgio Vasari, per fare due esempi importanti, ma anche Pietro Aretino, che siccome un po' scurrile è stato tenuto sempre da parte, ma in realtà Pietro Aretino era un genio. Allora, detto questo, Arezzo secondo me dovrebbe basare molto del suo appeal turistico sul fatto di essere in una collocazione geografica ideale. Arezzo è, nel giro di 2 ore da Arezzo tu arrivi da Pisa a Firenze, a Siena, a San Gimignano, a
Roma quasi, va bene, ma tutta l'Umbria che conta turisticamente, quindi Assisi, Spoleto, Perugia, insomma, Arezzo è in un luogo centrale rispetto a questi che ho nominato. Questa è la sua vera forza. Se riuscissimo a far passare il messaggio che merita farsi una settimana di vacanza ad Arezzo, non due ore come succede ora, ma una settimana, uno dovrebbe piazzarsi ad Arezzo per giornalmente muoversi e farsi o una mezza giornata o una giornata intera fuori, e non sarebbe una bestemmia, perché poi i commercianti pensano: cavoli, se li mando fuori poi non sono qui. Tu mi capisci che se io ho una base in un posto, la sera magari ceno lì, magari la mattina ci faccio colazione, magari la notte ci dormo, e quante ne vuoi. Averne di clienti, cioè di turisti che stanno una settimana ad Arezzo, altro che. E potrebbero così apprezzare tutto il circondario, anche vicino ad Arezzo, perché voglio dire, andare in Alto Casentino, si scoprono dei bellissimi luoghi, ma anche in Valdichiana. Tanta roba. Insomma, anche in Valdichiana, Cortona, insomma. Vero. C'è modo per chi alloggia ad Arezzo di trovarsi al centro di un territorio speciale. Questa dovrebbe essere la forza della città. Poi il turista, se dedica una giornata ad Arezzo, ha anche da fare anche e da vedere, insomma. Anche perché Gianni, qui le industrie praticamente una dopo l'altra hanno chiuso, praticamente quasi tutte. Quelle più grosse. È stata sconvolta l'economia di questa città e di qualcosa qui bisognerà vivere, insomma. La perché, più importante tra quelle che hanno chiuso è Banca Etruria, secondo me, più delle aziende singole, perché avere la banca del territorio che sostiene le attività del territorio è molto importante. Arezzo non ce l'ha più, anche se Ubi ogni tanto fa finta di essere ancora banca del territorio, in realtà non lo è per niente, lo dice il suo indirizzo, lo dicono i dirigenti che ha la sua collocazione geografica, che non è ad Arezzo, quindi è più o meno come una banca, come un'altra banca. Questo è, secondo me, la cosa principale. Il disastro di Banca Etruria è stato importantissimo, sì. E arrivava dietro a quello di aziende importanti che facevano lavorare bene o male migliaia di aretini, non uno. Poi tante piccole aziende che hanno chiuso i battenti, hanno fatto tanti disoccupati che non hanno avuto protezione da parte dei sindacati, o insomma non sono arrivati sulle pagine dei giornali, perché quando scompaiono 3 o 4 posti di lavoro in una ditta artigianale nessuno se ne accorge, tranne quei 3 o 4 che lo perdono però al lavoro, quelli se ne accorgono. Purtroppo siamo così, non riusciamo a fare quest'opera di valorizzazione, Gianni, però alla fine quello che abbiamo, quel poco che ci è rimasto, poi ci sta morendo tra le mani, cioè, come nella fiera, sì, antiquaria. Quella potrebbe essere un volano, è stata un volano in passato. Ora su quella ci stanno lavorando, credo stiano facendo qualcosa per cercare di migliorarla. Indubbiamente i visitatori ce l'ha ancora quando non piove, questo è un limite insuperabile per la fiera antiquaria, però se il tempo è buono, e succede raramente, sembra che faccia apposta piovere quando c'è la fiera, se il tempo è buono ancora tira, quindi va sicuramente sostenuta, e va sostenuta la qualità di quello che si espone in fiera, bisogna stare molto attenti, secondo me. Comunque non c'è solo la fiera, dal punto di vista turistico Arezzo avrebbe molte cose da dire. Arezzo ha, per esempio, quello che riguarda Giorgio Vasari, quello che Giorgio Vasari ha fatto ad Arezzo, dove è nato, e c'è una casa dove è nato e nessuno la visita,
dove diciamo si è costruito la propria abitazione affrescandola, lì qualche visitatore in più c'è, ma insomma si potrebbe fare di più. Vasari ha lasciato le logge Vasari, ma ha lasciato anche molte opere pittoriche che sono per esempio nella chiesa della Badia, che nessuno conosce, e anche tra gli aretini ce ne sono tanti che non ci sono mai entrati. La chiesa della Badia, dopo il Duomo, è lo scrigno più importante di opere d'arte aretine, salvando la leggenda della Vera Croce, che è forse la cosa più importante che Arezzo ha, anzi senza forse, in San Francesco, dipinta da Piero della Francesca, che diciamo anche lì andiamo un po' a periodi, abbiamo dei periodi di alto e periodi un po' più di basso, ma quel ciclo pittorico ha un'importanza immensa. Gli artisti che vengono ad Arezzo, tutti vanno in pellegrinaggio a vedere la leggenda della Vera Croce, e se l'hanno già vista in passato ci tornano a vederla, perché quel ciclo di affreschi, e comunque un po' in generale Piero della Francesca, ha un'importanza storica nell'arte clamorosa, perché è il ponte di congiunzione fra l'arte di Giotto, tanto per capirsi, quindi piatta, non tridimensionale, no? O comunque poco, e l'arte rinascimentale, quindi dei Leonardo, dei Michelangelo, eccetera, eccetera. Il ponte, è l'unico vero ponte, è Piero della Francesca, che diciamo mette insieme le due cose, e già insomma sarebbe è da studiare, è stato studiato, le implicazioni dei suoi dipinti sono infinite, l'approfondimento può essere a tanti livelli. Piero della Francesca era uno scienziato vero, uno che faceva calcoli e che disegnava geometrie intorno ai propri, prima dei propri dipinti, quindi c'è tutta una lettura che non è quella superficiale del guardo e vedo una bella cosa o una brutta cosa. Non bisognerebbe limitarsi a questo, perché allora una bella cosa è sempre quella attuale, cioè che vuol dire? Una bella cosa è solo quella che esteticamente è bella, ma lì il massimo è stato raggiunto. Non è che siamo in grado di fare meglio di come faceva Leonardo o di come faceva per altri versi Michelangelo. Quindi il bello non esiste, esiste solo quello. Non è una questione estetica. La questione estetica è la prima e la più superficiale, che pure ha la sua importanza, ma che non necessariamente dà importanza all'opera d'arte, diciamo, esclusivamente importanza all'opera d'arte. Quindi bisognerebbe lavorare nella promozione. Ma per esempio con Piero della Francesca quasi non si fa più niente, ma è un errore. Ma ecco, ma perché? Io mi domando. È un errore. Perché? Piero della Francesca è stato rilanciato nel Novecento, è una, poi anche Vittorio Sgarbi ha fatto sì che ci fosse un ulteriore slancio molti anni fa, anche lui ha rilanciato l'immagine di Piero. Il problema è che ci vorrebbe un lavoro costante fatto sui mezzi di informazione nazionali, non è che Sì, ma perché cose che noi non si fa? Non facciamo. Perché non perché si fa? Perché siamo ignoranti. Perché purtroppo non c'è una capacità di comprendere le potenzialità dell'arte, dell'architettura aretina, e quindi di capire che potrebbe essere un volano importante dell'economia cittadina. Non l'unico, nel senso che non è in grado di risolvere i problemi d'Arezzo,
però certamente potrebbe costituire un buon terzo, insomma, dare un buon terzo dell'economia. Questo è importante. Purtroppo non lo so, si investe su back in time, io non ci posso, meno male ora non lo fa più. Io dico sinceramente che penso, l'ho anche scritto, quindi posso dire. Non si investe più su back in time, insomma, però. No, ora sembrerebbe di no, spero che non ritorni prossimamente. Cioè non si può fare un'attività che è una manifestazione che è esclusivamente ludica e dire che si fa qualcosa per il turismo. È una cosa senza senso. Cioè io posso fare una cosa che è divertimento per gli aretini, non è vietato divertirsi, ma non posso pensare che quello sia un volano turistico per la città. Ma chi ci viene da fuori a vedere back in time? Parliamoci chiaro, nessuno. Ci vengono dalla provincia, cioè dal territorio, ma che non è la provincia, il territorio proprio intorno alla città, la Piava al Toppo, Subbiano, insomma, ecco. Ma non lo so, probabilmente non c'è la capacità, ma anche negli amministratori, anche in chi si dovrebbe occupare di certe cose. Si fanno delle mostre, belle anche, perché quelle ultime si sono fatte in fortezza, sono delle belle mostre, mica roba di livello basso. Ma cavoli, abbiamo noi già la roba da mostrare. Forse, io non so se costano o non costano quelle mostre, ho il sospetto di sì, che costino. Forse sarebbe bene spendere. Una volta un sindaco della provincia d'Arezzo, bravo nella promozione della sua cittadina, che si chiama tuttora Andrea Vignini, e che era il sindaco di Cortona. Quando partì il Mix, cioè aveva un po' di soldi, il Mix Festival, sì, un po' di soldi in più rispetto a ora, che è un pochino langue. Però ha fatto grandissime cose. Ha fatto grandi cose e mi spiegava, mi ricordo quando ci parlavo, lo intervistavo su queste cose, mi spiegava che la differenza la faceva il fatto di aver investito il 50%, lo ripeto, il 50% in promozione, in pubblicità. Cioè il Mix delle prime edizioni usciva su Repubblica, sul venerdì, come sul sabato che c'era del Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Questo pagava sul Panorama, sull'Espresso, questo pagava. Ci sono dei mezzi di informazione, può essere anche il web, può essere quello che ti pare, ma ci sono dei mezzi di informazione che arrivano, deve uscire su un TG nazionale, questo serve. Allora, per fare questo, tu fai una manifestazione o vuoi promuovere una cosa, ebbene, spendici 100.000 euro, che sono gli stessi, non lo dico a caso, lo dico perché sono gli stessi di Back in Time o dell'Estate Aretina. Allora, prendi 100.000 euro, 50 le spendi nell'organizzare una cosa e 50 nel promuoverla. Questo ha fatto Cortona con il Mix Festival e non solo, ma voglio dire quello che ha fatto Lucca recentemente con il suo festival, o che nel tempo ha fatto Spoleto, cioè è così elementare, basta copiare gli altri. Voglio dire, non è che ci voglia, non è che c'è da inventare, non è che deve nascere il nuovo Leonardo, no, certo. Però il Lucca Festival, Summer Festival, qualche anno fa non era niente, poi tutti sappiamo che è Lucca, c'è Lucca, però. Come? Con ma grandissimo con cartellone con ogni anno. Sì, sempre meglio, perché sì, naturalmente se tu lo promuovi bene all'inizio hai più facilità anche a trovare gli sponsor nazionali e internazionali che ti sostengono. Quando Arezzo Wave andava per la maggiore, Arezzo avevamo nel viale dello stadio dove c'erano i concerti, eccetera, eccetera, avevamo marchi tipo Sprite, Coca-Cola, a livello anche internazionale. Vengono se la cosa è promossa bene e va in salita, diciamo, va verso il successo, naturalmente, se no
se no non ti non li puoi neanche cercare, che non ti ascoltano nemmeno, manco ti rispondi. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. E anche su Arezzo Wave ci sarebbe da parlare non Arezzo poco. Arezzo Wave ha avuto un ciclo. Non è che, non credo che la colpa sia tanto degli amministratori del fatto che si è concluso. Penso che si sia conclusa perché era concluso il suo ciclo. Come tutte le cose hanno un ciclo, è come le aziende, come la 1R, come la Lebole, eccetera, eccetera. Anche Arezzo Wave ha avuto un suo ciclo, che si è concluso perché? Perché ha perso la sua purezza, strada facendo, per inseguire il successo economico. Arezzo Wave ha portato allo stadio di Arezzo cantanti pop, meramente pop, e ha quindi portato magari le famiglie, ma ha perso il suo carattere, ha perso quello che era Arezzo Wave, qualcosa all'avanguardia, qualcosa in cui ti sentivi protagonista di un percorso verso il futuro. Invece improvvisamente è diventata una chioccia, una cosa come tante. A quel punto diventava una cosa come tante, si andava allo stadio più che altro a mangiare il panino con la salsiccia. Cioè, alla fine era diventata una grande sagra, insomma. Sì, una sagra della musica, per carità. Sì, sagra della musica. Con anche qualità in certi interpreti. Non è mica un termine offensivo. No, per niente. E quindi, però, diciamo, aveva appunto perso il suo carattere. Era la critica che io facevo al Play Art, che è venuto dopo, quando non c'è stato tra l'altro l'incontro fra le richieste economiche, non c'è stato l'incontro tra le richieste economiche fatte da Valenti per Arezzo Wave e le esigenze economiche del bilancio del comune, perché insomma Arezzo Wave cominciava a chiedere milioni, è chiaro che milioni non è che si scavano di notte nei campi, e lì ci fu lo scontro, no? E l'assessore allora De Robertis alle politiche giovanili, diciamo, pensò a qualcosa di diverso, chiamò quelli di Pistoia che facevano allora, sì, esatto, il festival, che ora è in disgrazia anche quello, chiamò gli organizzatori e gli chiese qualcosa per Arezzo. Qualcosa per Arezzo venne fuori, si chiamava Play Art Festival, ma era qualcosa senza anima. Il Play Art, che è stata una cosa che ha portato ad Arezzo grandi musicisti, soprattutto rocchettari, ma comunque grandi musicisti, per Gabriel, Lou Reed, mamma mia, ci sono stati dei concerti spettacolari ad Arezzo per il Play Art. Però se tu mi fai due o tre concerti, allora ti dico, vabbè, fai una serie di concerti, non è una manifestazione. Cioè l'anima gli mancava, non aveva un fil rouge, qualcosa che diciamo collegasse le cose. Erano un insieme di eventi anche belli, però senza legame vero tra loro. E come si dice, ad Arezzo è durato quanto il bercio di un gatto. Perché anche quello, allora che cosa potevi fare? Anche lì doveva crescere, no? Ma purtroppo non è stato promosso come avrebbe potuto. Lì ci voleva un po' più di anima, e quindi ci voleva qualcosa di collaterale che lo caratterizzasse, come, che ne so, incontri con persone della cultura, cioè qualcosa. Per esempio il Mix ha fatto così, il Mix a Cortona l'ha proprio fatto come filosofia, l'ha preso, si è chiamato Mix,
mix, perché metteva insieme diciamo varie forme di arte e di intrattenimento, e forse bisognava fare la stessa cosa qui con il Play Art. Non l'abbiamo fatto e non abbiamo promosso questo prodotto, secondo me, nella maniera giusta. Un'altra cosa che abbiamo, diciamo, in qualche modo buttato al vento è i Castica erano una manifestazione. Che discussioni sui Castica? Bene, bene, le discussioni sui Castica erano la sua vita, naturalmente era un po' una provocazione, nel senso che portare l'arte contemporanea ad Arezzo intanto era un'idea, perché cioè, non è che perché una città è antica d'origine non possa ospitare l'arte contemporanea. Su questo insomma, mi sembrava una buona idea. Il fatto che ci fosse l'arte per le strade era un'altra buona idea, perché innescava rapporto con l'arte da parte dei cittadini e dei turisti, e contemporaneamente faceva discutere sull'arte contemporanea, intorno all'arte contemporanea. Naturalmente l'arte contemporanea ha le sue caratteristiche, quindi quelli che dicevano ah mi piace, oppure ah non mi piace, mi fa schifo, secondo me sbagliavano tutte e due. Non era questo l'approccio per i Castica. L'arte contemporanea, lo dicevo prima, cioè non ha tra le sue caratteristiche principali quella estetica. Quindi chi è in grado di valutare l'arte solo dal punto di vista estetico certamente rimane spiazzato di fronte alle opere d'arte contemporanea. Ma poi l'arte è provocazione, no? Cioè, sì, in qualche modo lo è sempre stata in realtà, appunto, in forme diverse, che non erano quelle estetiche. Oggi anche esteticamente è una provocazione, è comunque un qualcosa che ti fa pensare. Allora, quando l'artista spagnola, allora non mi ricordo più il nome, Alicia Martin, se non vado errato, ti mette la cascata di libri in mezzo al corso, o sotto o il mappamondo di libri sotto i portici, fa un'operazione di provocazione e allo stesso tempo di documentazione. Ti dice: qui i libri bisogna buttarteli di mezzo perché tu li veda, cioè no, perché tu ci abbia un rapporto, perché i libri sono importanti, ma tu non li stai considerando. Bene, quell'opera d'arte dell'Alicia Martin, quella in particolare, quella del corso, è stata oggetto di grandi attenzioni. C'era sempre un capannello di persone intorno durante la mostra che discutevano sul fatto che quella cosa fosse un'opera d'arte oppure no, e in che termini. Questa cosa era, secondo me, intelligente, era un'operazione intelligente che magari andava resa un pochino più popolare, perché ad Arezzo c'era bisogno del rendere la cosa un po' più popolare. Nelle ultime edizioni questo un pochino è stato fatto, portando non so, sculture per le strade che avevano un valore anche estetico, quelle degli animali, non ricordo l'artista, oppure anche variando, diciamo, il piatto, il menù, mettendoci qualcosa di teatro, qualcosa d'altro che potesse portare gente in piazza. Ricordo in Piazza San Domenico rappresentazioni teatrali anche di buon livello, migliore di quello della stagione teatrale attuale al Teatro Petrarca. Non è che ci voglia tanto. Purtroppo è così. Un'altra cosa è anche questa: noi dedichiamo agli aspetti della vita culturale poco. Ma perché Ghinelli non ha nominato un assessore alla cultura? Come mai, secondo te? Se l'è voluto tenere per sé. Ma lo vogliamo dire? Diciamo, lo vogliamo dire. Diciamo. In quella che una volta si definiva destra, e che ora parecchi
non voglio più definire, non lo so come si non chiama. Non si sa se sono di destra. Non lo so come si chiama, però la destra è solo per capirsi, va bene? Sì. Anche perché c'è qualcuno di destra che fa. Qualcuno che fa ragionamenti di sinistra. Sì, c'è qualcuno di sinistra che fa ragionamenti di destra. Sì, c'è un po' di confusione in questo momento. Sì, parecchia. Elementi degli italiani, quindi non solo degli aretini. E quindi? In quell'ambito le persone di cultura vera sono rare. Questa è la verità storica. Per un Pierangelo Buttafuoco che c'è in Italia, di là nella parte che una volta si chiamava sinistra, ce ne sono 100. E quindi questo è un problema laddove la destra governa, è un suo problema. A volte sono molto più spicci, vanno direttamente al problema, quindi hanno anche dei pregi, ma questo aspetto non fa parte della cultura di destra, questa è la verità. Probabilmente non c'era un assessore alla cultura, ora stringi, questo secondo me sarebbe il problema. Non c'era un vero assessore alla cultura, tanto è vero che poi il funzionario che in realtà fa le veci dell'assessore, perché Ghinelli lo fa più di facciata che di sostanza, è uno che viene da Siena. Cioè, per esempio, Barbetti viene da Siena. Cioè, evidentemente è un po' come il discorso dell'assessore leghista. La Lega ha avuto un certo successo, no, ad Arezzo. Però non c'era nessuno in grado di fare l'assessore, questo secondo loro, perché secondo se no non chiamavano qualcuno. Se no facevano venire fuori Danisini che veniva dal Piemonte con passaggio da San Gimignano o zone vicine. Cioè, quando c'è stato bisogno di sostituire Danisini perché è stata eletta, se fa per dire, perché ha preso pochi voti, ma la Lega ha avuto un grande successo, quindi è diventata senatrice di recupero, quando l'Anisini era da sostituire, non si è trovato. Non è stata sostituita. È stato trovato chi lo poteva fare, perché i soggetti che della Lega Aretina, che non sono quelli che hanno portato i voti della Lega, i voti della Lega l'ha portati Salvini, mica loro. E quindi chiaramente quelli, i leghisti aretini, d'altronde storicamente Arezzo non c'è niente a che vedere con la Lega, quindi poco, è normale poco. Che non ci sia un movimento, diciamo, radicato con persone di tutti i livelli. Non erano adatti a fare l'assessore, ma queste sono cose che ci raccontano anche degli aretini, cioè delle attitudini degli aretini e quindi anche delle debolezze degli aretini, perché no? Cioè, abbiamo quelli. Gianni, siamo vicini alla fine del nostro viaggio e vorrei toccare l'argomento calcio. Insomma, ci unisce questa grandissima passione, questo amore per la maglia Amaranto. Io ogni volta che vedo la maglia Amaranto mi emoziono. Qualche e quindi... volta anche troppo. È vero. Da Carrà. Te pensa alla presentazione di Dal Canto, è arrivato Pieroni, la prima cosa che gli ha detto: c'è questo qui a Carrara, si è messo a piangere. Dal Canto mi ha guardato, dico: aspetti, dico, c'è un perché, insomma, mi sono messo a piangere. Se vuole glielo spiego con calma. Però insomma questa Arezzo, fra l'altro, te sei molto vicino a Pieroni e alla proprietà. Si parla di un tuo incarico all'interno dell'Arezzo, ecco, tanto per iniziare vorrei capire se sono vere queste voci oppure sono destituite di fondamento, come no, si dice? Non sono destituite di fondamento, c'è un lavoro che stiamo facendo da tempo insieme a Pieroni, anche insieme a Anselmi, che potrebbe portare anche a un qualche incarico mio che abbia a che vedere con l'Arezzo, ma non, probabilmente non quello che tutti si aspettano, ecco. Poi vediamo, le cose stanno maturando, speriamo che vadano
a rapida maturazione perché ce n'è bisogno, però non si tratta eventualmente di un ruolo, che ne so, da addetto stampa, come pensa qualcuno, ecco, cioè, magari sono impegni di tipo diverso, anzi, che aggiungono qualcosa all'Arezzo, alla sua immagine, al suo, quindi alla sua capacità di attrarre tifosi sportivi. Ecco, questa squadra che sta nascendo, sta muovendo i primi passi, c'è qualche colpo, c'è un colpo a sensazione che forse infiammerebbe ulteriormente l'entusiasmo, perché insomma di entusiasmo ce n'è tanto, dai. Ora noi stiamo registrando questa trasmissione, sì. Diciamo la verità, perché se no stiamo registrando un po' al di momento tempo. Floro Flores non è arrivato. Non è arrivato. Al momento, quindi perdonateci se il momento in cui andrà in onda è arrivato. Ah, sì. E neanche è definitivamente tramontata questa possibilità. Poi vediamo, insomma, è molto improbabile che arrivi, ecco, attualmente poi. Che ne so. Però Pieroni, quando lascia la porta aperta, se no dice no, assolutamente. Quando lascia la porta aperta. Pieroni che ci abbia provato, insomma, è chiaro, l'ha detto, quindi si può dire. Poi da qui a realizzare il sogno ce ne passa. Comunque l'Arezzo ha una rosa sostanzialmente completa, dove a questo punto c'è anche un buon mix tra anziani e giovani, anziani, insomma, diciamo adulti e giovani. No, purtroppo veniamo dall'infortunio di Burzigotti che ci costringe al primo giorno d'allenamento, si è fatto male al piede ed ora sta fuori mesi, e quindi lì ci costringe a trovare un altro centrale difensivo di una certa esperienza, di categoria, da mettere accanto a quelli che già ci sono, che poi per quello che ho visto nelle prime due amichevoli, insomma, c'è del buono, c'è anche c'è roba di qualità. Direi che tutta la rosa è di alta qualità tecnica. Poi magari c'è una differenza fisica fra le caratteristiche dei giocatori, perché essendo molti giovani, qualcuno è più strutturato fisicamente, qualcuno un po' meno. Ora sappiamo che nella Serie C, insomma, l'aspetto fisico ha una sua importanza, l'impatto fisico ha una sua importanza, quindi potrà essere quella forse la chiave per mettere insieme la squadra titolare, perché insomma quella mi sembra la caratteristica più che fa più la differenza, perché se no la rosa è fatta da giocatori che sanno giocare a calcio. Il livello qualitativo mi sembra superiore a quello dello scorso anno, addirittura. Però è tutto così in divenire, perché le prime amichevoli sono quello che sono, esprimono quello che esprimono. Sono calciatori che magari vedi brillantissimi ora e poi fra due mesi sono lì che cercano l'acqua dalla panchina, e invece magari ce ne sono alcuni che ora faticano un po' a ingranare, ma che dopo vanno. Insomma, speriamo che ci sorprenda tutti. La rosa è buona, a parte questo trovare questo l'allenatore. Centro. Ah, c'è anche il portiere, che al momento in cui registriamo ci manca uno dei tre portieri, almeno uno, perché poi bisogna vedere se Ubirti rimarrà nella rosa oppure no, perché è forte. Ubirti ha 17 anni. Però è un portiere secondo me già pronto per qualche campionato. Ora in Serie C forse è eccessivo, però l'Arezzo lo potrebbe mandare a giocare, ha già dei contatti, magari in qualche primavera di Serie A oppure in qualche squadra di Serie D, di interregionale. E questo farebbe sì che dei portieri ne dovessero arrivare due. Quindi sul ruolo del portiere, dove abbiamo questo Melgrati che insomma convince e non convince, d'altronde negli ultimi due anni uno ha fatto il dodicesimo a Cesena, sì in Serie B, ma non ha mai giocato, e l'anno precedente l'ha fatto a Prato, dove diciamo non hanno tutto questo grandissimo ricordo. No, dopodiché
È un bravo portiere tecnicamente. Io ho visto le sue parate, ho visto i video. È uno che è in grado di fare dei miracoli, soprattutto su tiri da lontano e da vicino con i piedi. Molto bravo a chiudere con i piedi nei tiri ravvicinati. Però fa un po' di papere, ecco, mettiamola così, chiamiamola col loro nome. Questo qualche dubbio lo mette, insomma. Diciamo che in questo momento in cui stiamo registrando manca Floro Flores, un difensore centrale, e la famosa amalgama, quella che Massimino, presidente del Catania, vuole andare a comprare. Anche portiere, è vero, sì, ma l'amalgama si sta costruendo, e nel ritiro sono sempre più convinti. L'allenatore è molto contento della rosa che ha, anche questo è importante. No, sull'amalgama penso che non, alla lunga non ci saranno problemi. C'è stato il problema purtroppo di Cenetti, che si è sentito un po' ai margini, perché era previsto in partenza, questa è la verità. Perché era ai margini? Era ai margini, perché il contratto di Cenetti è un contratto che vale molti soldi, se ne pagano tre, insomma, ragazzi, stipendio Cenetti, e abbiamo molti centrocampisti. Diciamo che con un bel Forza Arezzo chiudiamo questo video. Forza Arezzo. Allora, è stato un piacere averti a bordo, Gianni. Diciamo che è stata una chiacchierata intensa, abbiamo toccato diversi argomenti. Quindi... E abbiamo dimostrato che parlare di attività culturali non vuol dire non parlare dell'Arezzo, perché c'è gente che separa queste cose, quelli, tifosi. Sono classici atteggiamenti. Ma si può essere tutte e due le cose. Bravo, bravo. Cioè, c'ho proprio alla grande. Quindi forza Arezzo. E viva la cultura. Certo. Ciao. Ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.